Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2023, il primo del governo Meloni, un documento di non semplice attuazione, ma che stima una crescita del PIL italiano e un deficit al 4% rispetto ad uno scenario tendenziale che vede il prodotto interno lordo allo 0,9%. Una linea di credibilità l'ha definita così la Premier Meloni, che traccia il suo governo, ha preparato in merito al documento di economia e finanza. Ha parlato di stabilità e crescita con uno sguardo non solo al presente ma anche al futuro. La prossima tappa, dice Meloni, sarà porsi il problema del calo demografico con misure adeguate. Quali misure? È presto per dirlo. L'esecutivo ci sta lavorando. Per quanto riguarda il tema economico, il Ministero ha ridefinito il quadro attuale rischioso, oltre che incerto. Con il dato tendenziale di una crescita all'1% nel 2022, resterebbero circa 3 miliardi di euro in più rispetto a quanto ci si aspettava, che saranno destinati al sostegno dell'impresa, famiglie e soprattutto al taglio del cuneo fiscale. A pesare in questo momento storico, secondo il Ministero economico, resta la guerra in Ucraina, con le conseguenze e tensioni geopolitiche elevate. Per un paese più dinamico e innovativo non bastano i fondi del PNRR, ha aggiunto il Ministero dell'Economia. Secondo il MEF è necessario investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale.